In un articolo pubblicato dal quotidiano online La Nuova Bussola Quotidiana, il cardinale Caffarra risponde alle tesi del gesuita padre Gianluigi Brena, che sulla civiltà cattolica cercava di conciliare il concetto di misericordia e quello di verità, facendo prevalere la prima. Era una delle grandi domande emerse nel Sinodo dei Vescovi dell'ottobre scorso: come conciliare fedeltà alla dottrina della indissolubilità del matrimonio con la misericordia da esercitare verso chi ha fallito. Padre Brena attribuiva al Concilio Vaticano II la volontà di non modificare la dottrina, che non è stata revocata, ma di cambiare approccio, partendo non dalla dottrina, ma dalle persone in carne e ossa da accettare ed accogliere come sono, e propone quindi un cammino personalizzato che punti gradualmente verso l'ideale senza chiedere tutto e subito, in particolare in riferimento ai coniugi divorziati o separati. Già padre Brena in realtà avverte il rischio che dalla priorità del soggetto si arrivi al soggettivismo e al relativismo, ma se la Chiesa non compie questo passo, scrive, le situazioni particolari delle persone resterebbero accidentali e non incisive nella comprensione del Vangelo. Il cardinale Caffarra propone una riflessione densa e logicamente serrata, nella quale individua uno spostamento di significato proprio sui concetti di verità e di misericordia. Verità significherebbe, per Brena, misurare gli uomini in base a una legge rigida. Misericordia avvicinerebbe la storia del singolo all'ideale attraverso una serie di eccezioni alla regola. Nella disputa con i farisei, Gesù non si riferisce né ad una regola né ai casi concreti delle persone, ma al principio, cioè all'originario disegno di Dio sulla legge umana. Il nodo della questione consiste nel vedere un conflitto tra misericordia e verità, una contrapposizione insanabile. Per descrivere la legge, Caffarra ricorre piuttosto all'immagine dello spartito musicale, che può essere studiato in astratto, ma che solo nella esecuzione concreta rivela la sua realtà. Padre Brena si chiede in che modo si possa fare una eccezione alla regola, ma sarebbe, replica il cardinale, come chiedersi se nel mio agire posso fare eccezione al mio essere persona umana. Non sarebbe la negazione di una regola, ma la negazione di se stessi.